L'olio è assolutamente il migliore degli ultimi 10 anni. Ha una concentrazione di polifenoli molto elevata, un'acidità bassissima e una qualità anche al gusto in cui si accentua molto l'amaro e piccante, caratteristico dell'olio DOP di cartoceto, che non è mai invasivo, quindi non va mai a coprire gli altri piatti. Quindi è un olio veramente eccezionale. Un prodotto della terra come mezzo di promozione turistica, un'eccellenza territoriale come veicolo esperienziale per un turista sempre più esigente e fidelizzato. Possono essere queste, oltre alla valorizzazione di un prodotto unico che l'Italia e il mondo intero ci invidia, l'olio cartoceto DOP, le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione cartocetana a rivoluzionare la mostra mercato dell'olio e dell'oliva, che vive da 41 anni in un vero e proprio evento mediatico nazionale. Utilizzando sapientemente tutti i canali di divulgazione di massa più utilizzati ed in voga, come Instagram, Cartoceto DOP il Festival è divenuto da subito un evento cult. Una spinta in avanti in cui ne beneficia, oltre che l'intero settore agroalimentare, anche la Regione Marche tutta, una volta che si presenta agli appuntamenti di promozione turistica che contano, potendo vantare, tra le altre cose, di manifestazioni che nulla hanno da invidiare alle più blasonate e consolidate a livello nazionale. Non da ultimo, in modo particolare, gli spettacoli al Teatro del Trionfo, di cui quest'anno probabilmente la chicca principale è rappresentata dal maestro Fabio Concato, che si esibirà appunto nel 700esco Teatro del Trionfo domenica 5 novembre, mentre per ciò che riguarda domenica 12 novembre l'appuntamento al Teatro del Trionfo sarà con Greta Panettieri, questa voce jazz che sicuramente sta riscuotendo successo in giro per il mondo e che per l'occasione, per Cartoceto DOP il Festival, rivisiterà in chiave jazz appunto tutto quello che è il repertorio più noto e conosciuto di Mina. Quest'anno poi ci sono diversi elementi di novità. La piazza, dopo diversi anni, si presenta totalmente libera ed ospiterà diversi espositori e produttori, tra cui anche le aziende di Campagna Amica. Nomi di forte richiamo per la componente artistica della manifestazione, come il maestro Concato, ma primo fra tutti quest'anno, finalmente, il re indiscusso della manifestazione sarà lui, l'olio extravergine d'oliva, che quest'anno è di qualità eccelsa. Sì, dopo annate negative, perché purtroppo il 2016 e il 2014 sono state due annate decisamente negative negli ultimi 3 anni, troveremo un'annata eccezionale a livello di salubrità del prodotto, perché difatti l'andamento climatico non ci ha fatto intervenire come olivicoltori nei nostri vigneti, quindi oliva sana, salubre e a livello qualitativo è veramente ottimo, qui già presenza di polifenoli molto ricca, quindi anche dal punto di vista salutistico molto ricco.